Eccoci qua, ragazzi. Ciao, giovani. Siamo qui per l'esperienza di The Witcher, questo è il continente. E ci stiamo facendo un gran hype. Sì, è Gabri. Super hype, a quanto pare questa volta rispetto, oltre al fatto che vabbè, la serie non è ancora uscita, quindi questa aspettativa per entrare ancora di più all'interno della serie, scoprire quasi un po' in anteprima quello che poi vedremo il 20 dicembre, mi sta un po' mettendo noi in fibrillazione. Sì. E tra l'altro è molto più arricchita rispetto alle altre due precedenti experience, quella di Stranger Things 2 anni fa, l'anno scorso Game of Thrones, perché ci sono anche degli attori e sì, insomma sarà un po' più interessante. Sì, forse. Tra l'altro siamo venuti qui per pensare, andiamo, facciamo, poi ci siamo fermato un paio di nostri amici. È bellissimo, per cui hype a manetta. Direi che allora ci partiamo. Scopriremo. Partiamo, sì, andiamo. Eccoci qua. Puttana, molto carino. Molto molto figo, decisamente il più bello dei tre. Sì, sì, Stranger Things era molto figo, era statico, era una mostra, in un'ambientazione molto molto figa. Esatto. Ma non c'era interazione. Game of Thrones, idem. Qualcosina c'era in Game of Thrones, c'era qualche attore. No, poco e niente. Poca roba. Mentre qui invece gli attori sono importanti, completano l'esperienza. Davvero? Ed è fatto molto ma molto ma molto bene. E poi tra l'altro sul finale vi propongono un gioco praticamente, un po' come ha fatto la stessa Netflix l'anno scorso con Narcos. In questo caso sul finale c'è questo brief del sovrano che vi chiede appunto di recuperare, di trovare Cirilla dispersa in uno dei tre punti della città. Dovete risolvere tre indovinelli nelle tre zone che trovate sulla mappa, che loro stessi poi vi daranno, e postare la foto, e gran figata, si può vincere un bel viaggio in Polonia per la premiere della serie TV, quindi che non è pochissimo. Not bad. Io direi che ingegnati. Sì, tra Narcos l'anno scorso, La casa di carta quest'anno, che esatto, pure era carina, molto tanta carina. Roba Stranger Things, questo insomma Netflix king assoluto. Sì. Game of Thrones non era il loro, ma secondo me sono sempre stati loro come agenzia a farla. Beh sì, sta come roba. Agenzia probabilmente esatto. Sì, per però cui qui tra l'altro quest'anno è cambiato il sotterraneo, molto più alto.
alto, è un po' più lungo del solito, sì, sì, ne vale la pena. È vero, le file sono molto lunghe, però quest'anno ha qualcosa in più, ci sì, può stare. Sì, questa The Witcher, il continente, se avete voglia di farlo, è il baluardo San Paolino. San Paolino, esattamente. Sotto, non sopra, subito sotto al San Paolino. Esatto, facetelo perché merita tutto. Ciao! Dai.